Alex, raccontaci delle tue notti milanesi come DJ. È una passione che mi porto dietro da quando sono bambino. Mi ricordo già da piccolino ascoltavo i dischi di mia sorella, lei ha 10 anni più di me, quindi sono cresciuto a pane, musica anni 80-90. E nulla, fondamentalmente, poi nel tempo libero sono anche un tranquillo marito in casa mia. E le mie notti milanesi, fondamentalmente, sono a base di musica principalmente commerciale, musica house, musica da ballo, musica per far divertire. E questa passione, appunto, ha origini lontane. Io sono appassionato di musica anni 90 e da quello, diciamo, mi sono poi avventurato nel mondo della produzione musicale anche. E adesso sto collaborando con varie case discografiche italiane principalmente, come per esempio Sound Management o il famoso marchio di compilation Hitmania Dance o la Media Records First Planet, con la quale peraltro ho appena pubblicato un disco in compagnia del buon Herman. Perfetto. Quindi, raccontaci com'è la tua collaborazione, com'è andata la tua collaborazione con Herman? E magari la raccontiamo a due voci, almeno vediamo un po' i due punti di vista. Sì. Io vedevo questo ragazzo in negozio dove lavoravo che passava sempre serio, chissà, sempre serio, sarà arrabbiato, pensavo. No, lui era molto sulle sue e poi un giorno. Così mi dipingi come un menoso. Facevo finta, come hai visto. Era tutta una finta. Niente, abbiamo avuto il piacere di conoscerci. E io, come dicevo, sono cresciuto anche con la sua musica, perché comunque il progetto Sound Lovers, di cui fa parte, è stata parte della mia formazione musicale. E abbiamo deciso di unire le forze per questa nuova produzione di genere, appunto. È un misto tra la musica elettronica e house del momento con i classici standard della canzone dance, come era negli anni 90. In realtà non l'abbiamo prodotta soltanto io e lui, ma siamo in tre. Purtroppo il terzo elemento, che si chiama Wave Dave, è un altro produttore musicale che salutiamo. È stato male purtroppo, se no sarebbe stato con noi. Facciamo finta che sia qua appollaiato vicino a me. E appunto siamo stati in tre produttori a realizzarla. Abbiamo avuto poi la fortuna, insomma, di poter iniziare lavorando anche come DJ in questo locale, Lucky Star, di iniziare a testarla sera dopo sera e costruirla praticamente insieme alla pista, insieme al pubblico. Perché poi alla fine lo scopo delle canzoni è far divertire, far ballare, far passare dei bei momenti alle persone. La canzone si chiama Abrázame hasta que vuelva, come dicevamo, è uscita sulla Media Records First Planet, che è un'etichetta famosissima e storica, che dagli anni 80 ad oggi ha sfornato una serie di successi. Presentaci il pezzo. Va bene, si chiama Abrázame hasta que vuelva.